Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. Apriamo parlando di cronaca, evade dai domiciliari e spara alcuni colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di alcune persone che avevano litigato con il fratello, un 35enne finito in manette. Vediamo il servizio. I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un 35enne del posto già noto alle forze dell'ordine per detenzione e porto illegale di arma clandestina ed evasione. L'attività d'indagine è stata condotta dai militari della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile di Termini Imerese e dalla stazione di Trabia, che sotto la direzione attenta della locale Procura della Repubblica hanno ricostruito i fatti avvenuti la notte tra il 6 e il 7 settembre scorso, quando l'indagato, sottoposto alla detenzione domiciliare, avrebbe ricevuto la notizia di un violento scontro verbale e fisico che vedeva coinvolto il fratello in una piazza di Trabia e senza pensarci due volte avrebbe lasciato la propria abitazione per recarsi sul luogo della lite con l'obiettivo di farsi giustizia da solo. Secondo quanto delineato dagli investigatori, l'uomo avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco contro alcune delle persone coinvolte nella lite, le quali sarebbero riuscite a fuggire all'agguato allontanandosi a bordo di un'autovettura. L'incisiva azione investigativa avviata dai carabinieri nell'immediatezza dei fatti, sviluppata con rapidità ed efficacia mediante un attento sopralluogo dell'area interessata dall'evento criminale, nonché mettendo a sistema le immagini degli impianti di videosorveglianza con alcune testimonianze, ha consentito agli investigatori di acquisire importanti elementi che hanno permesso l'individuazione del presunto autore dell'aggressione, il quale è stato poi segnalato all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. Anche a Catania, davanti al Tribunale, la protesta dei cancellieri esperti. Sentiamo le parole del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Ninni Di Stefano. Oggi desideriamo dare un segnale di solidarietà a tanti lavoratori che hanno dato un importantissimo contributo all'amministrazione della giustizia in questi ultimi anni. Tutti ricordiamo i momenti di grave crisi che sono stati collegati alle carenze negli organici delle cancellerie. Carenze che sono state colmate negli ultimi anni con figure di altissima professionalità che per larga parte sono state reclutate sulla base dell'esperienza, ma che per larghissima parte sono state reclutate tra professionisti estremamente qualificati che hanno fatto una scelta di campo e hanno deciso di mettersi al servizio della giustizia in un'altra prospettiva. Oggi questo sciopero è uno sciopero che ci deve dare un segnale importante. Io non entro minimamente nel merito di quelle che saranno le scelte sull'organizzazione della giustizia. Ciò che spero accada, ed è questo il motivo per il quale io oggi mi trovo qui, è che non venga ignorata la voce di chi tanto ha contribuito in questi ultimi anni a un'efficiente amministrazione della giustizia. Appello ai cittadini da parte dei medici, vaccinatevi contro influenza e Covid. Un invito rivolto a tutti i cittadini a partecipare attivamente alla campagna vaccinale, affidandosi ai consigli dei professionisti sanitari di fiducia per proteggere non solo se stessi, ma anche i propri cari e l'intera comunità. A lanciarlo è la Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica nel mese di ottobre, che segna l'avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2024-25 in tutta Italia. L'obiettivo è proteggere la popolazione riducendo il rischio di malattie, ospedalizzazioni e decessi legati all'influenza, oltre a limitare la trasmissione del virus a chi è più vulnerabile. Nella stagione 2023-24, secondo il rapporto Respi-Virnet dell'Istituto Superiore di Sanità, circa 14.598.000 persone hanno contratto sindromi simili influenzali. La vaccinazione è il metodo più sicuro ed efficace per prevenire l'influenza o la sintomatologia più grave ad essa correlata, afferma Roberta Siliquini, presidente della Società Italiana di Igiene. Oltre alla protezione personale, aiuta a ridurre la pressione sui pronto soccorso e sui reparti ospedalieri, abbassando i costi sanitari e migliorando la produttività tramite riduzione dell'assenteismo scolastico e lavorativo. Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale mira a raggiungere una copertura vaccinale del 75% tra i gruppi a rischio,
con un obiettivo ottimale del 95%. I destinatari principali a cui la campagna si rivolge sono persone dai 60 anni in su, donne in gravidanza, bambini dai 6 mesi a 6 anni, soggetti con condizioni croniche che aumentano il rischio di complicanze, nonché i loro familiari e contatti stretti. In Italia sono disponibili diverse tipologie di vaccino anti-influenzale, tutte sicure e autorizzate, e destinate a diverse categorie di soggetti la cui effettiva disponibilità varia in base alle scelte di regioni e province autonome. La campagna, gestita a livello locale dai dipartimenti di prevenzione, si avvale del supporto dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici specialisti ospedalieri e territoriali. Anche la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è in corso, con nuovi vaccini adattati alla variante JN1 che possono essere somministrati contemporaneamente al vaccino anti-influenzale in un'unica seduta, semplificando l'accesso alle vaccinazioni e aumentando la protezione complessiva della popolazione. Parliamo ora di una nuova campagna hacker. In rete ci sono 5.000 mail fasulle. Vediamo come proteggersi. Un recente studio di Checkpoint Harmony Email e Collaboration afferma che i criminali informatici stanno affinando le loro tecniche, prendendo di mira gli utenti Microsoft con email indistinguibili da quelle ufficiali. Negli ultimi mesi sono state individuate oltre 5.000 email di questo tipo, realizzate con un livello di dettaglio tale da ingannare anche i più attenti. Cadere nella trappola può voler dire compromettere i propri dati e dare l'accesso ai criminali a informazioni sensibili, spianando la strada a furti d'identità, ransomware che bloccano i computer e altre gravi conseguenze. Per proteggersi, secondo i ricercatori, è fondamentale prestare massima attenzione ad alcuni dettagli. In primo luogo, verificare l'indirizzo email del mittente, che spesso imita quello legittimo ma presenta piccole discrepanze. Inoltre è sconsigliato cliccare su link presenti nell'email, poiché potrebbero condurre a false pagine di accesso create appositamente per rubare le credenziali. Spesso i truffatori cercano infatti di indurre un senso di urgenza per spingere le vittime ad agire senza riflettere. Un altro campanello d'allarme può essere la presenza di errori grammaticali o ortografia poco probabili in una comunicazione ufficiale di Microsoft. Quest'ultima è impegnata a contrastare il fenomeno, ma la sicurezza dipende anche dalla consapevolezza degli utenti. Adottare l'autenticazione a due fattori, mantenere aggiornato il software antivirus e anti-malware, essere scettici di fronte a richieste di informazioni personali e segnalare le email sospette sono misure utili a proteggersi. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di cinema. Ha presentato a Catania il film Iddu, l'ultimo padrino, con Elio Germano nel ruolo di Matteo Messina Denaro. Sentiamo Lucio Di Mauro. Dicono che la felicità per i buoni c'è. Ma chi lo stabilisce quali sono i buoni e quali sono i cattivi? Non sei più preside, Catello. Dopo il tuo arresto sei stato espulso persino dalla massoneria. Io sono una vittima. Io sono innocente. Sei morto. I registi Fabio Grassadonia, Antonio Piazza, l'interprete Elio Giordano e l'autore delle musiche Con la Pesce hanno presentato a Catania il lungometraggio Iddu, l'ultimo padrino, nelle sale dal 10 di ottobre. Dopo alcuni anni in prigione per mafia, Catello, politico di lungo corso, ha perso tutto. Quando i servizi segreti italiani gli chiedono aiuto per catturare il suo figlioccio Matteo, ultimo grande latitante di mafia in circolazione, Catello coglie l'occasione per rimettersi in gioco. Non è il classico film sulla mafia o una biografia del personaggio dalla nascita alla morte, ma un confronto umano tra Iddu, l'ultimo padrino, interpretato da Elio Germano, e Catello, politico di lungo corso che ha corpo e volto di Tony Servillo. Noi l'abbiamo incontrati a Catania, ma non solo, ampio spazio in una prossima puntata di Mediarte con le interviste ai protagonisti. E appunto è un film molto corale di tanti personaggi che rappresentano un po' le varie figure della nostra società,
non solo siciliana, che, come dire, mossi dal proprio motivo di convenienze personali, dall'idea, dalla propria ambizione, dall'idea di accrescere il proprio potere o le proprie ricchezze, cercano di trarre ognuno benefici ruotando attorno a questa figura, che è appunto la figura di Matteo Messina Denaro. Il protagonista di questo film è questo ex preside che utilizzano i servizi per provare ad arrestare Matteo Messina Denaro. Insomma, è un po' un racconto di questa società che ruota spericolatamente attorno a questa figura, traendone i propri vantaggi. Colapesce, le musiche originali del film sono composte direttamente da te. A proposito, com'è stato il lavoro in post-produzione? Guarda, è stato un lavoro molto stimolante, perché ho lavorato già praticamente in fase di nella prima stesura della sceneggiatura. Ci siamo trovati subito in sintonia sull'immaginario sonoro da dare sia per il personaggio di Matteo interpretato da Elio, che è quello di Catello interpretato da Tony. Uno è ho lavorato più per sottrazione nel suo personaggio, anche per evitare di mitizzare poi troppo la figura di Matteo Messina Denaro. Invece su Catello ho lavorato un po' più su un aspetto tematico. Sicuramente il film in generale racconta una Sicilia inedita, fuori dai soliti cliché del film di mafia siciliani, che è un tipo di narrazione diversa. Ecco, anche la musica va in un'altra direzione, c'è più di ricerca. Alle Toianni è stato invece presentato il docufilm del videomaker Matteo Arrigo, La montagna più alta. Il documentario La montagna più alta racconta di questo trekking che ho fatto in Himalaya fino al campo base dell'Everest. Come nasce l'idea? Direttamente sul posto. Lì ho conosciuto 15 ragazzi con cui abbiamo intrapreso questo cammino, ascoltando le loro storie. Man mano che passavano i chilometri ho deciso di metterle insieme ed è nato così questo documentario. Il titolo, perché oltre ad essere ai piedi di quella che è la montagna più alta del mondo, al punto l'Everest, nasce dall'esperienza che abbiamo avuto lì. Ognuno di questi ragazzi aveva una motivazione per intraprendere questo viaggio, che più che una vacanza è veramente un viaggio fatto di privazioni, sofferenza fisica, freddo, cibo a cui non siamo abituati. Però ognuno di loro ha dimostrato di avere la propria motivazione, è quello che racconto, che è stata anche la mia motivazione. Quindi uscire e intraprendere dei viaggi che ti fanno capire che ci sono dei limiti che possiamo superare, solamente volendolo. La montagna più alta perché mio nonno da ragazzino mi diceva sempre: la montagna più alta è l'uscio di casa, la montagna più alta è un solo da volta. È stato quello che hanno fatto questi ragazzi, mettendosi in gioco, camminando tutte quelle ore, tutti quei chilometri. È quello che fanno anche, questa sera abbiamo presentato una mostra delle foto delle missioni della cardiochirurgia pediatrica, e anche quello che fanno i ragazzi, i medici, gli infermieri che partono prendendo le ferie dal loro lavoro che fanno qui all'ospedale di Taormina e vanno ad operare in contesti difficili. È stato di recente lo Zambia, sono stati tanti anni con il primario Sasciacati in Iraq, in India, in Namibia. E lo faranno ancora. Quindi il messaggio è questo: uscite dalla porta di casa e mettetevi in gioco per superare i limiti e le proprie capacità. Il 47% dell'introito calorico dei bambini arriva da cibi industriali. I bimbi piccoli assumono quasi la metà delle calorie giornaliere da alimenti ultraprocessati, ovvero il cibo industriale poco nutriente, ricco di zuccheri e talvolta venduto come un prodotto sano. La quota sale al 59% entro i 7 anni di età. A rivelarlo è uno studio svolto nel Regno Unito che ha analizzato i dati di 2.591 bambini nati tra il 2007 e il 2008, di cui si è registrata la dieta per 3 giorni consecutivi. Gli alimenti ultraprocessati più comuni consumati dai bambini di 21 mesi erano yogurt aromatizzati e cereali integrali per la colazione. A 7 anni invece quelli più comuni erano cereali dolci, pane bianco e dessert. I cibi consumati dai bambini nello studio sono erroneamente considerati salutari, spiega l'autrice principale Rana Conway, ma contengono alti livelli di zucchero e sale aggiunti. Questo è preoccupante soprattutto perché i bambini tendono a consumare più zucchero e sale aggiunti rispetto alle raccomandazioni. Oltre allo zucchero e al sale, una dieta ricca di alimenti ultraprocessati
frutticolati rende meno probabile che i bambini si abituino ai sapori naturali degli alimenti freschi e quindi che adottino abitudini alimentari sane in futuro. I ricercatori hanno utilizzato la classificazione NOVA per suddividere il cibo e le bevande consumate in 4 gruppi. Alimenti non lavorati o minimamente lavorati, quali uova, latte, verdure, pesce e frutta, ingredienti come sale, burro e olio, alimenti lavorati come pesce in scatola, burro di arachidi e formaggio e UPF quali cereali, yogurt, pane a fette industriale, biscotti, salsicce e patatine. Questi ultimi sono generalmente prodotti industrialmente e contengono emulsionanti, coloranti e dolcificanti. I bambini sono stati suddivisi in 5 gruppi in base al loro consumo di alimenti ultraprocessati. Il team ha scoperto dunque che i bambini nel gruppo con il minor consumo di UPF assumevano il 28% delle loro calorie da questi alimenti, mentre per quelli nel gruppo con il consumo più alto questa percentuale saliva addirittura al 69%. I ricercatori hanno anche scoperto che il consumo di UPF a 21 mesi era predittivo del consumo degli stessi alimenti a 7 anni. I bambini che consumavano questi ultimi erano 9,4 volte più propensi a trovarsi nel gruppo di maggior consumo a 7 anni rispetto a chi ne consumava meno. In tutti e 5 i gruppi il consumo di zuccheri liberi superava comunque il massimo raccomandato del 5% delle calorie giornaliere. È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.